Bossa riscrive alla D'Urso, Barbara risponde, lo scambio di messaggi dopo l'intervista a Pomeriggio 5. Daniele scrive a Barbara dopo l'intervista a Pomeriggio 5, lo scambio di pensieri. Il feeling tra Barbara D'Urso e Bossari continua. Un feeling di stima e sano affetto, Filippa Lagerbach può stare assolutamente tranquilla, per quanto riguarda l'amore, Daniele ha occhi solo per lei. Ma torniamo al feeling, dopo la brillante intervista a Pomeriggio 5 realizzata da Barbarella al vincitore del GF VIP 2, una chiacchierata che ha raccolto il plauso e l'approvazione di tantissimi fan del conduttore, il compagno di Filippa ha mandato un bel messaggio alla presentatrice napoletana, tramite il suo profilo Instagram. Alle sue parole la D'Urso non è rimasta insensibile e oggi ha replicato con una dedica, in risposta a quanto esternato da Daniele. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Bossari scrive alla D'Urso, Barbara risponde, messaggi. Grazie Barbara. Mi hai regalato un momento intenso, bellissimo. Un'emozione che trascende la TV. Mi hai fatto stare proprio bene e grazie. Le parole scritte da Daniele su Instagram hanno presto raggiunto la conduttrice di Pomeriggio 5 che si è affrettata a rispondere, ricambiando il ringraziamento, grazie a te Daniele per l'energia positiva che hai condiviso con noi. A questo punto il boss ha piazzato un bel like sul commento. Lo scambio di messaggi è giunto dopo la brillante intervista della D'Urso, in onda ieri, venerdì 15 dicembre, che ha convinto molti fan e non solo del trionfatore del GF VIP. Sui social sono infatti accorsi in molti a esternare il proprio entusiasmo in merito all'evento. Le confessioni di Daniele a Pomeriggio 5. Daniele si è svelato alla D'Urso. A dire il vero non solo a lei. Prima di sbarcare nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, infatti, ha anche fatto una diretta Instagram, svelando cosa ci sia in pentola a proposito di lavoro futuro, al momento, ai lui. Nulla di concreto, ma siamo sicuri che qualcosa uscirà. Nell'incontro con Barbara Nazionale invece è stato, come al solito, disponibile ad affrontare diversi temi. Le questioni dibattute sono state svariate, da quelle più note, depressione, alcol, matrimonio, a quelle meno. Come la gelosia che prova per la Lagerbach, non contraccambiata però in egual misura dalla svedese.